A Manfredonia, nel porto commerciale, è attraccata la nave da crociera La Belle dell'Adriatique, una nave del segmento lusso con 200 passeggeri, prevalentemente inglesi e tedeschi, 200 membri di equipaggio. L'annuncio era stato dato nei mesi scorsi dall'autorità portuale del Mar Adriatico meridionale ed è l'occasione anche per inaugurare la stazione marittima che l'autorità di sistema ha realizzato sul porto commerciale o peschereccio. I croceristi questa mattina sono scesi e stanno attraversando adesso Manfredonia a bordo delle bici che sono state messe a loro disposizione. E hanno trovato una giornata dal clima particolarmente favorevole. In anteprima visitiamo la stazione marittima realizzata dall'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico meridionale a Manfredonia sul porto peschereccio commerciale. Oggi viene inaugurata di fatto con l'arrivo della nave da crociera La Belle dell'Adriatique. È una struttura nata per rappresentare una primissima forma di accoglienza ai croceristi che arrivano nel porto di Manfredonia. Tra poco il taglio del nastro con il presidente dell'autorità di sistema portuale, Ugo Patroni Griffi.